Vitaliti, abbiamo letto i dati, circa 50.000 in Italia ogni anno i nati prima della 37ª settimana che necessitano ovviamente di attenzione speciale, di un follow up speciale, ma molto spesso manca un'attività di coordinamento a livello nazionale, invece la Sicilia sta dando una prima risposta. Sì, oddio, è a macchia di leopardo a livello nazionale, molte regioni già hanno una loro rete, è una rete, un network vero e proprio sul follow-up. La Sicilia ha preso coscienza e la giornata oggi è una giornata che è stata fatta ad hoc proprio per questo. Stiamo cominciando con un obiettivo fondamentale, importantissimo, cioè il diritto alla salute, ma a un diritto che sia uniforme per tutti i bambini. Quindi dobbiamo seguire questi bambini come li seguiamo a Palermo, devono avere le stesse cure e tutto lo stesso programma assistenziale che il bambino che nasce a Siracusa può avere. Manca una rete non solo per il follow up, ma proprio una rete vera e propria di collegamento fra le varie terapie intensive, le 17 terapie intensive neonatali della Sicilia, e credo che questo sia un inizio per cominciare a mettere in sinergia le risorse che oggi più che mai purtroppo sono sempre più a lumicino, e risorse, sia risorse umane fondamentalmente. La crisi nostra è la crisi degli specialisti in neonatologia, siamo sempre più ridotti, ripeto, a numeri veramente esigui, e nel contempo un'altra esigenza che il follow-up ci chiede, in quanto le figure con competenze specialistiche, sempre più specialistiche. D'altronde il follow-up ha un ruolo importantissimo, in quanto ci permette di intercettare patologia che è evolutiva, che è insito al concetto del bambino, ancora di più nel prematuro, ovvero nel neonato ad alto rischio, e allora ci permette di anticipare già l'evolutività e di intervenire con quegli strumenti, ovviamente abilitativi o riabilitativi, che a secondo il caso, e che possiamo fare, ma nel contempo è una cartina al tornasole per l'attività di un reparto. Io dico sempre, per un reparto il follow-up rappresenta un indicatore di qualità. Io posso solo attraverso gli esiti capire come ho operato e dove devo eventualmente correggere e migliorare. La costituzione di questo tavolo tecnico, che è l'inizio di un percorso, come ha detto stamattina giustamente il direttore Requirez, ha detto chiaramente, è l'inizio di un percorso che poi dovrà necessariamente evolvere anche ovviamente in una veste pure, oltre che tecnico-scientifica, anche politica, chiaramente. Un PDTA, ad esempio, si potrebbe pensare. Ma più che, ecco, andremo, sì, esatto, a dei percorsi veri e propri codificati, a delle, chiamiamole, raccomandazioni. D'altronde già, voglio dire, la società scientifica nazionale ha codificato ora recentissimo i nuovi percorsi assistenziali sul follow up del neonato pretermine. Dobbiamo cercare in tutti i modi di ridurre i disagi di queste famiglie. Queste sono famiglie che sono già provate dal lutto della nascita pretermine, dall'angoscia e dall'ansia della degenza, che spesso sono lunghe e complesse all'interno di una terapia intensiva. Non possiamo dare un ulteriore carico
di dover essere sballottata a destra e a sinistra per avere un controllo o per poter fare delle indagini. Quindi la centralizzazione diventa fondamentale. Queste famiglie hanno bisogno di un supporto psicologico. E io oggi in tavola rotonda spero, e questo col comune, ad esempio, di affrontare anche questa tematica, la tematica di dare dei percorsi agevolati a queste persone, queste famiglie, che poi, se le andiamo a quantificare numericamente, guardate che in Sicilia possiamo fare una stima di bambinetti sotto le 32 settimane, sotto il chilo e mezzo, intorno alle tra i 400 e i 500 bambini, cioè non sono numeri grossi. Anche se fosse un solo bambino, e poter recuperare anche per un bambino, quelle risorse non sono mai risorse sprecate. Assessore, oggi si parla di follow up del bambino neonato sotto le 37 settimane, una situazione che coinvolge inevitabilmente le famiglie che si trovano a gestire una situazione molto complicata talvolta e hanno necessità del supporto dei servizi sociali. Beh, chi le parla ha vissuto direttamente questa esperienza, welfare di prossimità. È grande sfida di mettere a sistema le relazioni sociosanitarie che nel dialogo devono poter condividere un protocollo preciso di presa in carico. Una presa in carico che deve iniziare nell'istante in cui la famiglia viene dimessa dalla struttura ospedaliera e quindi ha bisogno di essere circondata da una rete di servizi, sostegni e da una carta dettagliata della mappa dei punti di aiuto individuabili attraverso le reti dei servizi socioassistenziali e sociosanitari.